Buongiorno a tutti gli amici di WeTrading.eu, oggi carico un nuovo video sul canale. Ultimamente abbiamo realizzato i webinar settimanali, quindi abbiamo fatto due webinar a settimana, uno per il Forex il martedì sera, uno per le binarie il mercoledì sera. Quindi chi vuole tenersi in contatto con me, vedere assieme le condizioni di mercato e poter studiare le strategie sia del Waypoint sia altre strategie con le Bollinger, RSI e altro, può tenersi in contatto con i webinar in tempo reale, in cui è possibile anche interagire. Oggi invece voglio recensire il Broker 24 Win, un nuovo broker che si è presentato sul mercato italiano, che fa parte sempre di un gruppo ben conosciuto che lavora a stretto contratto anche con Top Option e Option Time, quindi un broker molto affidabile perché ha delle solide basi. La piattaforma è abbastanza aggiornata e innovativa. Abbiamo le solite opzioni binarie classiche, ma anche il cosiddetto one trading one click, quindi che permette di comprare e vendere molto velocemente senza avere senza dare conferma. È possibile investire a partire da 10 euro, mentre per le opzioni binarie veloci con le 60, 90 e 120 secondi è possibile investire a partire da 5 euro. Nel broker, quindi è possibile effettuare diverse scelte di investimento e quindi combinare anche delle posizioni con diverse scadenze. Ad esempio, attualmente abbiamo una scadenza alle 9:30, quindi fra 9 minuti c'è una news che sta per uscire. Guardando i grafici del Waypoint, che eccolo qua. Potrebbe essere intuitivo pensare che i prezzi vogliano fare un doppio minimo, quindi scendere nuovamente sulla banda inferiore di Bollinger, e anche se sì, potrebbe corrispondere a una specie di supporto su H1, quindi ad esempio potremmo tentare di fare un sell, quindi andiamo, c'è una put, clicchiamo su giù, come vedete immediatamente i prezzi sono entrati a mercato. Quindi una velocità di esecuzione veramente impressionante. Abbiamo quindi il prezzo di eseguito, il prezzo di mercato, in tempo reale vediamo la scadenza, quanto manca c'è scadenza, sul grafico vediamo anche il punto dove ci indica il nostro livello di entrata. Se volessimo avere qualcosa di un po' più sofisticato, possiamo usare la Pro Option. Come notate, già ci sono alcuni indicatori che avevo messo nei giorni scorsi, quindi la piattaforma è capace di memorizzare, capace di memorizzare le vostre impostazioni. Quindi ogni volta che vi loggate troverete sempre le stesse impostazioni. Ad esempio, allo stesso tempo qui sotto rimane sempre visibile la vostra posizione attualmente aperta. Adesso vi guadagno, ad esempio, perché c'è l'accelerazione ribassista di cui parlavo prima. Possiamo aggiungere diverse, come vedete, indicatori, ce ne sono tantissimi, quindi potete, se avete una particolare strategia, potete utilizzare le vostre caratteristiche, i vostri tipi di indicatori. C'è anche il MACD, c'è lo stocastico, l'RSI, ci sono tutti, quindi in base alle vostre esigenze. Ecco ad esempio lo stocastico, basta cliccare su più, poi magari potete anche sistemare i periodi, non so, ad esempio io utilizzo il 25.5, quindi eccolo qua, vi seleziona lo stocastico in basso. Se poi volete cambiare le impostazioni, quindi clicchiamo di nuovo qua, andiamo sullo stocastico, decidiamo ad esempio i colori, rosa e bianco, così che è più evidente, quindi possiamo fare, diciamo, tutte le scelte di cui abbiamo bisogno.
Il broker 24 Winner, quindi accetta depositi a partire da 100 euro e possiamo avere anche il bonus del 100% se depositate almeno 200 euro. Inoltre vi danno un centro di formazione in cui è possibile visualizzare le basi del training, qui va bene, non è stato selezionato in italiano, un ebook quindi gratuito dove ci sono una serie di informazioni importanti. Per i depositi possiamo effettuare metodi quali Skrill, Teller, Ucash, quindi diversi tipi di conti, diversi tipi di valute, e per i prelievi è possibile quindi effettuare allo stesso metodo con cui avete depositato. Inoltre, una cosa particolare, 24Win non applica costi di prelievo, mentre altri broker, ad esempio, vi applicano 10-20 dollari per ogni prelievo. Qui non lo avrete. Allora, ecco qua, vedete, tornando indietro direttamente, quindi la piattaforma rimane collegata così come l'avevamo vista. Ci sono delle news adesso sul mercato, quindi queste potrebbero interagire con le nostre notizie, quindi mancano 5 minuti alla notizia, però si vede già che c'è una certa voglia di creare un po' di volatilità sul trend. Se necessitate di altre informazioni potete andare sul sito wetrading.eu, trovate la recensione al Burro 24 Option con tutte le caratteristiche principali e naturalmente vi ricordo che c'è la possibilità di investire tramite i segnali cioè potete investire un 24Win utilizzando l'indicatore WePoint. Un indicatore che vi aiuta a capire qual è il trend migliore del momento, e l'indicatore è questo qui che crea questi pallini rossi e verdi, quindi in base al pallino potete decidere come muovervi, come ovvero cercare di sfruttare il trend. Ad esempio, io poco fa, come vi ho detto, ho deciso di andare a ribasso perché ho visto sia sull'M5 sia sull'M15 un pallino rosso. Che comunque spinge i mercati verso il basso e allo stesso tempo quindi c'è una possibile tendenza data dalla rottura del supporto dinamico su H1. Sono tutti elementi che abbiamo studiato durante i webinar e che portiamo avanti quindi nelle nostre strategie ogni giorno. Adesso c'è un'alta volatilità, come vedete i prezzi stanno muovendo fortemente in alto e in basso proprio perché siamo a ridosso di qualche notizia importante. Mancano 2 minuti alla scadenza, quindi come vedete è tutto in tempo reale e anche abbastanza veloce nel potersi riflettere nei mercati. Ormai aspettiamo questa scadenza e poi concludiamo. Siamo ancora in fase di volatilità, manca pochissimo. Mancano 40 secondi, siamo ecco proprio sui nostri livelli, ma negli ultimi secondi abbiamo un'accelerazione rialzista, quindi va bene, questo trade è stato viziato dalle news, quindi mi sa che non riusciamo a organizzare, però magari potremmo subito acquistare una 120 secondi al ribasso perché possiamo cercare di coprirci. 120, ho sbagliato euro SD, caspita, lo prendo sterlino SD, 120 secondi, 25 giù, perfetto. Ok, quindi guardate l'effetto delle news, ecco, movimento fortissimo verso l'alto, adesso si è ritornato di nuovo sulla base, quindi la news è stata
molto molto influente. Ecco, guardate un po', scende, risale, quindi abbiamo comunque l'ultimo segnale di Wipoint rimane il ribassista, quindi dobbiamo dare fiducia al Wipoint sulla scadenza in breve periodo. Manca un minuto, per sbaglio ho fatto anche RSD che vedo sta andando bene, quindi abbiamo preso comunque un trend simile su entrambe le valute, questo potrebbe essere incentivante. Ecco qua, vedete prezzi molto bassi, cioè non è detto che queste news non spingono nuovamente i prezzi in alto, perché notiamo che la volatilità è veramente elevata in questo momento. Noi basterebbe mantenere al mercato le posizioni ancora per qualche altro minuto. Vediamo se riusciamo, anzi no, quale minuto, anzi 20 secondi. Abbiamo un margine di circa 3 pips, quindi dovremmo essere capaci. Ecco, non voglio parlare assai. Allora, una l'abbiamo presa sull'euro, vediamo sulla sterlina. Ok, quindi siamo riusciti a prenderle tutte e due, quindi andando sulle posizioni in scadenza, con queste semplici tre trade abbiamo portato a casa. Quindi 10 euro abbiamo persi qua, qui ne abbiamo investiti 50, me ne abbiamo portati a casa 83, quindi 83 meno 50 fanno 33, meno 10, 23 euro, quindi siamo andati sopra di 23,75 euro per la precisione. Ok, quindi avete capito bene come subito si sfruttano le opzioni binarie tramite anche Waypoint. Niente, quindi vi ringrazio per questa attenzione. Se volete altre informazioni su 24Wheeler, non vi rimane che iscriverci o leggere la nostra recensione. A presto e buon trading.